Attenti ragazzi, sta uscendo. Joe ti aspetta al bar. Ho detto restate qui. Ci sono clienti qui? No, signore, l'albergo è chiuso. Bene. Mi dia una camera. Certo, comandante. È ferito? No, ho soltanto bisogno di dormire. Nessuno deve sapere che io alloggio qui, chiaro? Stia tranquillo. Accompagna il comandante nella camera grande. Mattina sveglia all'alba. Colazione in camera. Non sono un comandante. Non sono un agente segreto. Sono semplicemente un commesso viaggiatore. Un piazzista che ha cercato di dare un senso alla propria esistenza. Figlio di una telefonista e di un maresciallo della finanza, nacqui nei pressi di Codogno, Lombardia, alle prime luci dell'alba del 27 marzo 1924. Il mio segno è l'ariete. Il mio vero nome è Carlo Vignola Federico Valdesi. Ieri i giornali hanno dato l'annuncio della mia morte, avvenuta in circostanze misteriose. Oggi, dal balcone di questo anonimo alberghetto, posso assistere, non senza una punta di commozione, al passaggio del mio funerale. Queste donne giunte da paesi vicini e lontani e che ora seguono le mie spoglie non segnano un cammino di facili avventure, ma sono tutte donne che ho amato sinceramente e che soprattutto ho legalmente sposato. Questa è Giovanna, la mia prima moglie. L'ho amata, l'amo e l'amerò sempre. Ti amo, Giovanna. Questa è Ulla, la svedese. Il bambino che tieni in braccio porta il mio nome. Un nome italiano. Questa è Armida, la calabrese. Nella sua borsa, insieme al rossetto e un'immagine della Santa Rita, giace una pistola calibro 9. Questa è Erika, la giovane e tenera fanciulla di Kassel, figlia di un ufficiale nazista. Ecco Carmelina e sua madre. Prodotti alimentari Cuneo. Virginia, figlia di un organista cieco. E poi Maria, Anna, Stella. Sono venute proprio tutte. Ed ecco infine la causa di tutte le mie sciagure. Egle Boringhieri, Miss Borgosesia. Operaia tessile con ambizioni piccolo borghesi. Quando ci conoscemmo io avevo 40 anni e lei 20. Fummo subito presi da una passione quasi irragionevole. Ma quando ormai lei stava per concedersi, scoprì che io ero sposato con una donna svedese. Vieni qua, non mi scappare, vieni. No, no, non voglio, tu sei sposato, no! Io sono sposato in Svezia, posso divorziare quando voglio. Da qui hanno inizio le strane vicende che mi hanno portato a una morte prematura.
regole. Egle! 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 Avete visto Egle? Conosciuto una certa Egle? No? Egle! Egle! Tira giù, non ti vergogni. Scendi giù, su. Andiamo. La mia scarpa! Vai, sei diventato largo? Ecco, guarda come tira. Dove sono? Non sei. Mia figlia! Cosa vuole? Egli, dov'è? Ma non dov'è? Lo so! Camera numero 32. Egli? Egli, apri, sono la mamma. Mamma, non è successo niente, mi stavo ancora spogliando. Buongiorno, signora. Delinquente canaglia. Tutto il paese sa che mia figlia è qui con un uomo sposato. Signora, se è per questo io sto per divorziare. Egle, fa vedere la domanda di divorzio a tua madre. Dov'è? Sotto il cuscino. Prego. La cosa non cambia. Lei ha distrutto l'avvenire di mia figlia, che è la ragazza più corteggiata del paese, Miss Borgosesia. Decine di laureati mi hanno chiesto la sua mano. Se è per questo sono laureato anch'io, in chirurgia. Sei laureato perché fai piazzista? Perché l'università di Francoforte, dove io ho conseguito la laurea, è stata distrutta da un bombardamento. Nel rogo sono scomparsi laurea e i miei documenti, per cui posso considerarmi quasi apolide. Se lei fosse stata in Germania, saprebbe il tedesco? Io ci sono stata 8 anni a lavorare nelle Filande. Wenn Sie jemals in Deutschland waren, sprechen Sie Deutsch mit mir. Gnädige Frau, ich bin kein Hochstapler, ich denke nicht daran, jemanden zu betrügen. Ich war längere Zeit in Deutschland für meine hohen Ideale, denn auch zur Zeit Hitlers und des Nationalsozialismus war ich schon auf der Bresche, um die Menschen zu lehren, wie man sich anständig und ehrlich benehmen kann. Sind Sie zufrieden? Hai visto, Mamma? Signore, io sono disposto a sposare sua figlia anche subito, appena libero. Mai! Meglio che faccia la suora o che batti il marciapiede, piuttosto che sposi uno spiantato come lei, un commesso viaggiatore. La pistola? Signora, io sono solo e senza genitori. Sono vissuto in una profonda e tetra solitudine. Durante la guerra ho subito torture di cui tuttora porto i segni. Avevo trovato in sua figlia tutto. L'amore, la gioventù, la dedizione. Ora sono disposto a rinunciare al mio passato. Divorzio da mia moglie e sposo sua figlia. Se lei me la nega, io mi sparerò. E sparerò anche voi due. Eric, sono qui. Ciao, Ulla, vieni. Ciao, grazie. Hai portato i documenti del divorzio? Sì, basta solo una firma. E il bambino? Dov'è? Fammelo vedere subito. Un po' di pazienza, vengo da Stoccolma e sono stanca. E fammelo vedere, sto bambino. Sono 3 anni che è nato, non l'ho mai visto. In fondo è mio figlio, no? Non so neanche che faccia ha. Come si chiama? Gustav. Eccolo, Justin papà. Vieni qua, che bello. Vieni qua, vieni qua. Gustav. Justin papà. Ma che spompo. Oh, ich posso dir wohl. Mister, come di hag di papà. Fammi vedere come cammini. Cammina, 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 cammina. Eccola, va, corri, 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 corri. Hopla, Gustavino, re di Svezia. Eric, come ti piace questo bambino? Ah, è bellissimo. E anche tu.
Anche tu sei diventata molto più bella. Quanto tempo ti fermi? Ho 4 settimane di vacanze, ora lavoro nell'acciaio. E tu? Tendi sempre i tappeti come a Stoccolma? No, ora mi occupo di cose ben più importanti. Facchino, i bagagli. Vieni. Quanto ti faccio paparino? Quanto ti faccio paparino? Eccoci qua. Che bella casa. E tua? È di mia sorella. Il bambino si è addormentato. Dobbiamo metterlo a letto subito. Scusa Ulla, ma questo documento è scritto in svedese. Io non capisco molto bene. Sono documenti per il nostro divorzio. Firmiamo e non siamo più marito e moglie. Facciamo un brindisi e poi firmiamo. Ciao cara. Ciao amore. Skål. Skål. Adesso firmiamo, eh? No, Eric, prima di firmare si deve fare un ultimo bacio. Ogni cosa deve finire con rispetto e con grande amore. Ulla, io ti desidero ancora. Anche tu mi desideri, vero? No. E tu che fai adesso? Ulla, vieni qui. No. Sediamoci un momento qui su. Ma io ti chiudo, ti prego. Ti prego. Non fai così. Oh, sì, hai ragione. Scusami, è stato un momento. Non c'è bisogno. Aspetta che mi levo il vestito. Chi è quella signora? È mia sorella. Che lavoro fa? Ma cosa vuoi che ne sappia? Alla casalinga? Non me ne importa niente. Ti arrabbia? Ma no. Vieni qua. Su, fai presto. Vieni. Ulla. Go. Eligard un bit. E nu? Splängen roll, vi älskar i alla fall. Ja, will ligger. Queste sono le spese. 4.000 corone per la retta del bambino e 6.000 per le pratiche del divorzio. Che fa? 900.000 lire. 900.000 lire? Accidenti, cosa costa la libertà? Questo è solo la tua parte. No. Paghiamo metà io e metà tu. No, no, questo è giusto. Giustissimo. Sei triste che non vuoi pagare? No. Figurati. Stavo solo pensando che fino un'ora fa eravamo ancora marito e moglie. E ora siamo invece solo due estranei. Ma questo è normale. Normale per voi. Siete fatti di ghiaccio. Ma non per uno come me, che ha ancora dei sentimenti, se Dio vuole. Ma sei tu che hai voluto divorziare? Sì, 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 sì. Hai tanta confusione in testa? Non lo so. Vabbè. È che è anche un brutto momento per me. Ad ogni modo, guarda. Questo è un assegno di 200.000 lire. E questa è una cambiale di 80.000. Cambiale? Che cos'è? Si sta, va. Comunque, meglio dell'assegno. E adesso firma. No. Prego, quando tu mi dai tutte le 600.000 lire, io firmo e ti do la libertà. Ah, non ti fidi di me? No. Ti ricordi di 3 anni fa quando ero incinta a Stoccolma e tu mi hai detto vado al bar a prendere un cappuccino e non t'ho più visto?
Hai ragione. Ma quella era tutta un'altra cosa. Eric, questo l'hai lasciato a Stoccolma? È roba tua? Ti ricordi quell'inverno a Malmö? No. Chissà perché le cose devono finire. Ma è la vita. Ora vai. Ciao. Francesco. Armida. Sei tu, cara. Scusami. Armida. Sono tre notti che ti aspetto sveglia. Capirai, c'è la crisi. Ho avuto un sacco da fare, certe grane. Siamo sposati da 6 mesi e non voglio passare neanche una notte senza di te. Sì. Aspetta che scarico almeno il campionario. Ma no, lascia stare, ci pensa lo zio. Zio, scarica la roba dalla macchina. Sì. Sorride la vita. Sì. Aspetta un momento. Signore Gesù Cristo, Padre nostro che sei in cielo, sii santificato il nome tuo, venga a noi il regno tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così bene, dacci oggi il nostro parte, tu eri come te, i nostri debiti, che tu non riflami i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male, così sia. Signore, sì, sì. Oh, madonna mia. Hai già mangiato? Ma no, mi sono guastato l'appetito mezz'ora fa con un panino. Dove? A Regione. Ma che facevi a Regione? Sono andato a affittare la tua villetta, tesoro. A chi l'hai affittata? A dei cubani. Le hanno dato l'anticipo? Signore, i cubani non danno mai anticipi. È già molto se pagano alla fine. Domani vado io a Regione, li butto fuori a pedate. Mamma, non faccia colpi di testa. Lei non conosce i cubani. È gente con l'acqua alla gola. Come niente sparano, sa? Lei è solidale con loro. Ma smettila, mamma, di tormentarlo. La villetta è intestata a me. Se vuole può anche affittarla a degli esuli. E intanto lui intasca i soldi. Dio te salvo, ma... Senta, nonna Agnese, io non sono un piccolo imbroglione, lei lo sa. Io sono un uomo con dei grandi ideali, chiuso nella sua solitudine e nel suo profondo dolore che non può comunicare. E che a volte commette gesti di altruismo che gente meschina come voi non può né capire né giustificare. E cos'è questa pelliccia? E questo berretto? Ah, niente, è roba mia di quando eri in Svezia. E che ci facevi tu in Svezia? Ero addetto all'ambasciata, mamma. Ma chi è questo bambino? Ah, carino, un bambino svedese che ho salvato dalla tormenta. Ma qua c'è scritto, Tilmin Pappa. È la dedica della mamma del bambino che mi ringrazia. Ma come può essere mamma se c'è scritto pappa? Perché in svedese pappa vuol dire mamma. Ma mamma, che cosa vuol dire? Mamma vuol dire bicicletta, bicicletta vuol dire gatto, e gatto vuol dire nitroglicerina! Ma che volete sapere voi di lingue? Che non vi siete mai mossi da questa melodia? Che avete un telone al posto del cervello! Francesco.
Ma che c'è? Che hai? Armida, te l'ho già detto, sto attraversando un momento difficilissimo. C'è la crisi, te l'ho detto. Se hai bisogno di qualche cosa, ci sono qua io. Ma non è questo, è la situazione generale. Se hai bisogno di soldi, te le do io. Sì, figurati. Di quanto hai bisogno? 600.000 lire, purtroppo. No, te le do io, te le do io. Armida, ti amo. Ti desidero, non ti ho mai desiderato tanto. Come se ritornassi da un lungo viaggio. Tu sei stato con un'altra. Ma cosa c'entra? Sono turbato da strani presentimenti, ecco tutto. Sono nervoso, nervoso, tutto lì. Armida, ho già scritto tutto io, basta solo la tua firma. Ma se non pago, mi licenziano. Meglio. Così la smetterai di viaggiare e di cedermi. E finalmente sarai tutto mio. Ma io sono tuo, cosa dici? No. Ma sì. Non sei mio. Ma sì, sono tuo. No, non sei mio. Ma se ti dico che sono tuo. Non è vero, non sei mio. E va bene, non sono tuo, così non pago, mi mettono dentro. E per 6 mesi non sarò più né tuo né di nessuno. Ma no, lascia stare, va. Lei, signor Cesare Calegaris, vuole prendere come sua legittima sposa la qui presente signorina Egle Boringhieri? Sì. Oddio. Oddio. Non è niente, un leggero capogiro. Passa su. E questa è la villetta dei cubani? Sì, sì. Fammi dare un'occhiata se sono partiti. Scusi, la signora svedese col bambino è già partita? No, parte domattina, partono dalle 6. I cubani partono domattina alle 6. E allora adesso dove dormiamo? Andiamo nell'albergo qui di fronte. Facciamo. Andiamo al cinema.
Ma tu hai mai fatto ginnastica? Si vede. Se tu ne facessi, vedi, saresti un po' più snella, un po' meno greve, meno rotonda. Guarda le nordiche, per esempio. Non lo so, sarà forse una questione di razza, ma sono più flessuose, c'è in loro un senso di spiritualità che voi altri non avete. Non lo so. Che stai leggendo? I fumetti. Lo vedi, io ti parlo e tu leggi i fumetti. Ho capito cosa vuoi. No, Egle, tu non hai capito, proprio un accidente. E che volevi? Ma sì, volevo parlare, volevo discutere. E di che dobbiamo parlare? Ma lasciamo perdere, va. Cara Egle, non abbiamo più nulla da dirci. Addio per sempre. Lei parte, signore? Sì, purtroppo, gli affari. Guardi che la sua macchina è in garage. La prendo dopo, devo salutare una persona. Buonanotte. Vegliacco! Armida! Riconosco il mio torto! Armida, perdonami! L'attenzione del venditore viene rivolta verso altri oggetti, i nostri diagrammi lo registrano. Come uomo io la capisco, ma come dirigente devo dirle che nessun dipendente della nostra azienda può permettersi il lusso di una crisi spirituale, specialmente nel pieno della stagione. Nel suo caso poi c'è anche un ammanco di 300.000 lire, quindi oltre al licenziamento per scarso rendimento c'è anche la denuncia. Io ringrazio delle belle parole, egregio direttore, ma l'avverto che agendo così voi vi gettate nelle braccia della concorrenza. Ha 3 giorni di tempo, signor Galbiati, se vuole evitare la galera. No, non glielo posso passare. Il maestro sta incidendo. Richiami il centralino, 784-826. Bene, dottore, glielo passo subito. Buongiorno, vorrei parlare con la signora Galbiati. La signora Galbiati sta incidendo, non può essere disturbata. Ma non mi interessa se sta incidendo, io devo parlare assolutamente con lei. Lei chi è, scusi? Suo marito. Allora vada allo studio. Lei desidera? Sono il marito della signora Galbiati. Via un po' di te.
cuore morto, ma lo terrò tra le mie mani, aspetterò. Ma chi è quel cretino che sta facendo i gesti da dietro ai vetri? Ma chi è quel deficiente? Venga qui! Chi si permette di dare del cretino a gente che non conosce? Sono stato io, perché? Permette Alfredo Galbiati, marito della signora. Giovanna, ciao, come ciao. Stai? Io bene, tu? Non c'è male, grazie. Senti, avrei bisogno di parlarti, puoi uscire. Ma non lo vedi che sto lavorando? È perché io sto giocando, forse, scusa. Dai, non mi mettere in imbarazzo, fra poche ore ho finito, aspettami fuori, no? Ma come fra poche ore? Sono quasi 2 anni che non ci vediamo. Aspettami fuori. Ho tante cose da dirti, credi. Alfredo, aspettami a casa. Ah, abiti sempre in Piazza dei Martiri? No, in via Solferino 18, interno 6. Va bene, mi raccomando, fa presto perché ho una fame che non ne posso più. Non ho neanche mangiato mezzogiorno. Fatti 2 uova al tigamino. Sì. Ah, dove sono le uova? Non è frigidea, dai. Va bene. Ah, scusino tanto, professori, eh. Dai. Arrivederla, maestro. Su, dai, ragazzi, riprendiamo. Da Mazzola, ancora in Italia l'attacco, scende velocissimo sulla destra Mora, traversone, esce Stonias, Mazzola lascia che il portiere si impossesse della palla, poi lo stesso evita l'intervento del nostro centravanti e allunga in avanti. Ecco Paul per la Polonia. Ma lei chi è, scusa? Beh, io sarei il marito della padrona di casa. Ah, bene, bene. Venga, venga, si accomoda. Ma stia là, che ho l'influenza. Ho sentito che hanno segnato. Ma sì, diciamo facile. Ma certo, basta fluidificare un po'. Mi posso presentare? Momi. Piacere Galbiati. Come vedete, con Mazzola che avanza, ha passato sulla sinistra, Rivera in aria, tiro, parata del portiere, Salvatore di testa, fuori. La palla è terminata su. Scusi, ma che tipo di relazione ha lei con mia moglie? Vabbè, io sono pittore. No, volevo dire, vive con lei? Beh, in un certo senso no. Sono qui perché mi hanno sfrattato dallo studio, allora. Beh, in un certo senso questo è il letto di mia moglie. No, per carità, non voglio fare drammi, ci mancherebbe altro. Ah, sì, per questo neanch'io. Passa sta palla, passa! Poi tira, respinge Ozilo, l'intervento di Facchetti al limite dell'aria, ecco Gmoc che ha respinto. E poi Giovanna me l'ha detto che siete separati praticamente. Separati, fino a un certo punto, insomma. Comunque non si deve preoccupare, perché io ce l'ho uno studio adesso che mi ha dato il comune. Ah, sì? Sì, sì. Sull'orto botanico, e io me ne vado. Senta, cosa mi direbbe Momi di uovo al burro? Ma perché non ci facciamo 2 spaghetti al pomodoro? E perché invece non ci facciamo un bel risotto alla parmigiana che io lo so fare benissimo? Sai che ti dico? Che mi alzo anch'io e ti do una mano. Molto bene, ma non ci vediamo al partito. Passa verso il centro, traversone effettuato, manca Mazzola, Varison porta vuota, rete, ha segnato l'Italia. L'ho conosciuta che aveva 16 anni, faceva l'aiuto commessa. Un po' di pepe? Ah, sì, grazie. L'ho vestita, l'ho pettinata, l'ho messo un paio di tacchi alti e l'ho fatto fare da cantante in un night. E poi, capirai, 10 anni di vita in comune, non è uno scherzo. Sai che Giovanna parla molto spesso di te. Ah sì, e cosa dice? Guarda, io penso che lei ti voglia ancora bene. Beh, questo mi fa piacere. Per quanto capirai, tornare a casa dopo 6 mesi, trovare un uomo nel suo letto, con le mie pantofole, il mio pigiama, non è una cosa, ammettilo, eh. Sai che per questa cosa delle pantofole, scusa, Giovanna è una donna, non è più una bambina, è una donna che ha le sue esigenze, è esuberante. E poi tu te ne stai fuori dei mesi senza neanche mandarle una cartolina. Scusa, io non vorrei, ma correggimi se sbaglio. No, lo so, lo so. Beh, capirai, anch'io ho i miei torti, ho fatto le mie scappatelle, non posso negarlo. Però vedi, in un certo momento ti remolla, io torno sempre da lei. Mica male, eh? Secondo me è molto buono. Momi, sammi sentire. Giovanna per me è sacra. Perciò tu mi devi fare una cortesia. Te ne devi andare.
Capito? Giovanna, guarda che bella cenetta t'ho preparato. Dai, Alfredo, sono stanca morta, non ho fame. Ho anche preparato il bagno come piace a te, con la schiuma. Bravo, grazie, grazie. Senti, preparami un whisky. Scusa? Whisky. Dov'è Mommy? È andato via. A proposito, un ragazzo in gamba, ha un sacco di idee, mi piace. Perché è andato via? Come perché? È un ragazzo intelligente, ha capito la situazione. Lo sai che è stata qui la polizia? Ah, sì? Cosa voleva da te la polizia? Voleva sapere, dovevi tu... Ho fatto un sacco di domande sul tuo conto. Ah, poi mi ha anche chiesto se eravamo legalmente sposati. E tu cosa hai risposto? Che siamo sposati dalla bellezza di 10 anni. 10 anni, però... Come passa il tempo, eh? Dammi il whisky. Tieni. Beh, come te la passi? Molto bene. È un periodo che sono particolarmente in forma. Beh, insomma, non va malaccio, ecco. Vivi sempre con quella maestra di Piacenza? No, per carità, ho chiuso. No, non insegna più. È stata dimessa dalla scuola. Beh, capirai, odiavo i bambini. Adesso fa lo spogliarello a Torino. Ti sei messo con un'altra? No, no, basta, ho chiuso con le donne. Troppe preoccupazioni, troppe delusioni, troppe paure anche. Giovanna, io ho 40 anni e ho tirato un bilancio della mia esistenza. In fondo, ma sì, in fondo tu sei l'unica donna della mia vita. Mettiamo una pietra sul passato e ritorniamo a vivere insieme per sempre. Hai bisogno di soldi? Ma porca miseria, per una volta che ti parlo col cuore, con i sentimenti, tu ti rimballo i quattrini. Cosa vuoi che me ne importi dei quattrini? Ho saputo che ti hanno licenziato e che c'è una denuncia. Ma sì, non me ne importa. Parliamo di noi, eh? Dammi l'accappatoio. Alfredo, ti metteranno in galera. La cosa non mi tocca. C'è gente che è rimasta in galera un'intera vita per un ideale. Ma cosa c'entra l'ideale? Tu vai dentro per furto. Giovanna, è inutile che tu insista. Io non voglio il tuo denaro. Non l'ho mai voluto, no, né mai lo vorrò. Il tuo denaro mi umilia, mi offende, mi degrada. Ma se hai bisogno di soldi, perché non li prendi? In fondo, sei stato tu a scoprire la mia voce, a farmi cantare per la prima volta. E questo è stato il mio errore. Il mio grande errore. Perché tu da quel momento sei salita in alto, sempre più in alto. E io invece, chissà perché, sono rimasto a zero. Tu hai soltanto dei complessi. Giovanna, ma che cosa ci sta succedendo? Perché continuiamo a non essere sinceri con noi stessi? Noi viviamo con angoscia, nell'ansia di un mondo dispersivo. È una continua frustrazione. Non ne abbiamo il diritto. Noi dobbiamo... Perché non ti metti a lavorare, come ho fatto io? Sì, d'accordo, ma quale lavoro, scusa? L'unico che sai fare, l'infermiere. Giovanna, tu dimentichi che io sono laureato in chirurgia. Ma dai, Alfredo, con sta laurea, lo sai che non è vero? E dai tu, Giovanna, io sono laureato all'Università di Francoforte. Alfredo, tu sei infermiere, devi accettare la tua posizione, devi piantarla di dire le bugie. Se vai avanti così finirai col crederci tu stesso e un giorno ti troverai veramente nei pasticci. Giovanna, tu hai sempre ragione. Guarda, da domani io riparto da zero. Riprendo con il mio vecchio lavoro, il mio vero lavoro. Promettimi che cambierai vita. Ma sì, voglio riprendere la mia rappresentanza di medicinali, come facevo prima, va bene? Non ci credo mica. Promesso. Anzi, faccio anche un fioretto. Da domani non fumo più. Rappresentanza di ferri chirurgici mi costrinse a riprendere lunghi vagamondaggi per l'Italia del Nord. Venne l'autunno e l'inverno e per ben 122 giorni fui fedele a Giovanna.
perfino col pensiero. Ma un giorno della seconda decade di marzo, in coincidenza con un raro quanto strano influsso di Giove sull'Ariete, ebbi la ventura di dare un passaggio ad una modesta donna di campagna. È incredibile, ma non ho mai fumato tanto come da quando ho smesso di fumare. Come si vede che lei è una persona istruita. Ci vuole molto per arrivare al bivio. Non ci vuole mica tanto, sa. Mi dispiace d'averle dato questo disturbo, ma c'ho premura perché mia figlia è malata. È rimbrunire, è a 40 anni e la pupilla ha bisogno d'aiuto. Lasci fare, signora. Ma no, si immagini cosa fa. No, no, no. Per carità. Almeno allora entri a prendere un caffè. Vabbè, un caffè non si rifiuta mai. Venga. Venga, si accomodi. Dia a me. Ecco, vede, questa è la mia bambina. Sono 3 giorni che non vuol mangiare. Un po' di influenza? Non so, è una brutta età. Fai vedere la lingua. Fuori. La lingua è pulita. Ora sentiamo il polso, eh? Scusi, ma lei è medico? Sì. Questo polso non mi piace per niente. Mi vuol dare la borsa dei ferri, per favore? Chi è? È il medico per Stella. Prego. Prego. Respira. Più forte. Più forte ancora. Che sarà? Spogliati. No, basta così. Vieni. Cammina lentamente.
Soffri di capogiri? No? Strano. Vitamina B2, un po' gracilina, eh? Una passeggiatina 2 ore al giorno, bistecche di carne di cavallo, verdura cotta e cruda, mezzo bicchiere di vino bianco per rinforzare i globuli rossi. Caro dottor, me farei visitare anch'io, ho certi dolori alle gambe. Mi dispiace, nonnetta, oggi non ho molto tempo, sarà per un'altra volta, eh? Io mi posso rivestire? Ma certo, vestiti pure. Scusi, mi permette una domanda? Prego. Perché ha smesso di fare il medico? Mi scusi, forse ho fatto una domanda troppo indiscreta. No. Sedete. Ero assistente del professor Kiermaier, medico chirurgo dell'ospedale di Berlino. E lì commisi un tragico errore. Ha sbagliato forse un qualche intervento? Volli operare a forza di peritonite mia moglie, nonostante il parere contrario dei medici. E l'intervento fallì. Ha una fotografia della sua defunta moglie? Sì. Cara figliuola, così è la vita. Quanto le devo, dottore? Oh, per carità, faremo un conto tutto alla fine. Qualcosa di grave? No, però sarà bene tenerla sotto osservazione. Ad ogni modo io ripasserò fra 15 giorni. Grazie, prego, dottore. Per di qua, dottore, venga. Ciao, bambina. Ci rivedremo presto. Onoratissimo, professore. Grazie per il passaggio e per tutte le cose che mi ha insegnato intorno alla chirurgia. Pronto, Giovanna? Disturbo? Stavi cantando? Mi senti? Sì, io sto bene. Sì, il lavoro va tutto bene. Senti, Giovanna, io ho bisogno di parlarti. Sono arrivato a un momento decisivo della mia vita. Credo proprio che la mia vita stia per cambiare. Beh, è un momento di grande confusione, sai? Ho avuto un incontro fantastico. Una cosa che mi ha sconvolto. Ma non posso dirti per telefono. Ecco, aspettami a casa, eh? Ma no, non aver paura. Aspettami. Sì, Giovanni. Chi ha? Dov'è l'uscita? Allunghi, doppita! Ho fatto se spiona, la vostra spionita! Allunghi, vedi chi l'ha vista? In la borsa! Ma c'è spista! A soffio di... Ma è sparito a Elsa! Tu allunghi! Un flecca kerl! Ma è spista! Schurke, io ti credevo morto! Motti, schnell, im nach! Lauf, im nach! Schnell! Bacchi, schnell, nimm ihn, dieses Mädchen! Komm, wir müssen erwischen! Andate via, brutte razziste! Che vi ho dato gli anni migliori della mia vita! Erika! La borsa! Erika! Gauna! Schnell, Mami, wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn?
such ihn mal. Da runter, da unten nach. Ist er. Schnell. Schnell, Mutti, lauf, lauf. Wir müssen ihn aufhalten. Schnell, Mami. Halt! Senta, senta, inseguitelo! Corri! Ma quello non è il famoso chirurgo! Ma che chirurgo? È soltanto un infermiere! Un infermiere! Oh, ti si trova! Oh, ti si trova! Ti si trova! Elena! Nel mondo! Carmelina Boratto. Ehi, vecchio! Erika Kaufmann e questo uomo è mio marito. Dove l'avete conosciuto? A Kassel, in Germania, 4 anni fa. Lui faceva l'infermiera alla clinica di dottor Kirmayer. Anche io facevo l'infermiera. Ci sposammo e andammo in Italia. Lui mi voleva fare ballare al TV con la mia gemella, ma poi si innamora di mia gemella e allora scappo via. Qual è il suo vero nome? Mi sposò col nome di Hans Pallarocchio. Però a Roma lo chiamavano Andrea. Dicevano anche che era un capitano di Sotros, sottomarino. Chi era signorina Carmelina Boratto? Non so, forse un'altra moglie? Pronto? RS 41, RS 41. Vorrei la questura di Cuneo. Mi chiamo Carmelina Boratto. Ci siamo sposati 2 anni fa quasi segretamente perché era musulmano.
E una settimana dopo è scappato con la mia automobile e un milione di liquido. E in quali circostanze è scomparso? Era notte. Stavamo giocando a dama, io, lui e la mamma. A un certo punto fece una telefonata in tedesco a Zagabria, dando degli ordini in modo molto autoritario. E a chi telefonava? Mistero. Finita la telefonata, ha preso la giacca, la cravatta e ha scavalcato la finestra. Ci ha abbracciate e ci ha detto: se sopravviverò sarà un miracolo, pregate per me. Viva l'Italia di Vittorio Veneto. Ha scavalcato la finestra ed è scomparso nei campi. Signora, perché non l'ha denunciato subito la scomparsa di suo marito e della sua macchina? Perché mia mamma me lo ha impedito. Perché glielo ha impedito, signora? Avanti, parli, sono peggio per lei, signora. E va bene. Andò all'isola d'Elba, dove lo aspettava un sommergibile tedesco per portarlo a Manila. Signori tedeschi non hanno più sommergibili. Secondo le convenzioni internazionali non li hanno, ma io so che ne hanno 170, perché me lo ha detto mio genero, che ne sa più di me e forse, chissà, anche più di lei. E cosa fanno questi sommergibili tedeschi? Stanno mesi e mesi in immersione. Hanno porti e rifugi in enormi caverne a 2-3 mila metri nella profondità degli oceani. Sono carichi di testate atomiche e si riforniscono di uranio ogni 3 anni nei pressi di Manila, dove è rifugiato Adolfo Hitler. Signora, Hitler è morto? Hitler è vivo! Me l'ha detto mio genero! Anche Stalin è vivo! Sono tutti vivi! Ve ne accorgerete voi, piccoli borghesi! Si sono alleati con Gordon! È vivo. Scusi se mi presento in disordine, ma è stato così repentino. Ma chi sono? Non sa più chi è lei. Ma scusate, ho avuto un momento di amnesia. Ma che ora è? È l'alba. I carabinieri pattugliano la campagna. Se mi prendono sarò processato per direttissima e fucilato la schiena. Io non so davvero per quali ideali le sta combattendo. Ma quando un uomo si batte per una causa, buona o cattiva che essa sia, merita di essere aiutato. Signora, io non so se credo in Dio, ma se c'è qualcuno lassù che governa i nostri destini e bene, io lo ringrazio di avermi fatto cadere nelle sue mani. Chi è là? Carabinieri! Accostatelo, accostatelo, presto!
vengo subito. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, carabinieri. Ha visto aggirarsi nei dintorni qualche individuo sospetto? Ma no. Mi scusi, professoressa. Comunque, se vedesse nei dintorni un uomo tarchiato con la fronte bassa, ci faccia una telefonata. D'accordo. Buongiorno. Buongiorno, caro. Scusi, abita qui la signora Esther Pezzana, la pittrice? Sì. Venga, venga, si accomodi. Buongiorno. È ricoverato qui il signor Alfredo Galbiati. Il signor Mirko è qui. Ah, si fa chiamare Mirko. È il suo nuovo nome di battaglia. Ma tu sei Xenia! Xenia, cara! Oh, tuo fratello mi ha parlato tanto di te, di come sei bella e di tutte le sofferenze e le torture che avete passato insieme, oh cara, cara. Sai che ci sposiamo? Chi? Come chi? Io e Mirko. Beh, questo non lo potevo immaginare. Oh, nemmeno io lo speravo. Ma ho trovato nell'animo di tuo fratello tanta gentilezza, tanta sensibilità. Sai che passiamo le notti intere a parlare. Parlare di letteratura, di chirurgia, di tutto, insomma. Ma dov'è adesso? È qui. Vieni. Amore. Amore. C'è la tua sorellina. Giova, Xenia. E adesso vado a preparare un buon tè. Ho saputo che stai per convolare a nuove nozze. Giovanna, cerca di capire la situazione in cui mi trovo. Non ne potevo fare a meno. Se non mi fidanzavo, quella mi denunciava i carabinieri. È una iena. Anche l'altro giorno mi ha minacciato, così, col mitra. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ah, capisco che non è colpa tua. Io la odio, credimi. Tanto più che non potrò mai più innamorarmi di un'altra donna da quando ho conosciuto Stella. Chi è Stella? Una bambina di 16 anni, una creatura che mi è penetrata nel sangue come una malattia. Giovanna, tu sei l'unica che mi può capire. E cosa vorresti fare? Sposarla, naturalmente. Ma scusa, non sei già sposato con me? Ma cosa c'entra? Stella la porto in Sud America. E io? Perché non vieni anche tu con noi? Te la presento, sono sicuro che con Stella andrai perfettamente d'accordo. Tanto più che io, Giovanna, lo sai, senza di te non posso stare. Non possiamo dare un calcio al passato, così, ti pare? Certo. Ma certo. Perché dare un calcio al passato quando si può avere l'una e l'altra cosa? In fondo, io trovo che questo viaggio attraverso il Sud America sia un'idea brillante, oltre che pratica. Lo vedi, tu non sei come le altre, tu sei una donna pratica, moderna, senza pregiudizi. Vedrai come andrai d'accordo con Stella. E noi tre cosa faremo in Sud America? Giovanna, l'esperienza di questi ultimi anni mi ha dimostrato che il mondo è bambino e che io posso fare grandi cose. Ma certo, ed è per questo che mi hai fatto chiamare. Ma no, volevo soprattutto vederti. Allora, guardami bene. Bene, bene, dalla testa ai piedi. Perché questa è l'ultima volta che mi vedi. Giovanna! Mirko Svetenic, si è
siete contento di ricevere Esther Pezzana qui presente per vostra legittima moglie? Sì, signorina, 653410. Urgentissimo. Virgo. Parlami ancora, parlami di te, parlami. Esther, io sono solo e senza genitori. Sono vissuto in una profonda e tetra solitudine. Durante la guerra ho subito torture, di cui tuttora porto i segni. Tu vai da fuori. Tu hai ridato un senso alla mia vita. Bisogna rientrare subito alla base. No. C'è stata una rottura. Obbedisco. Esther. Oh mio caro. Devo rientrare immediatamente alla base. C'è stata una rottura. La situazione precipita. Addio. Se sopravviverò sarà un miracolo. Prega per me. Viva l'Italia. Addio. Diego! Attento! Prendi la mia macchina! Scrivimi! Ti raggiungerò ovunque! No, aspettami! Ma sei prudente, per carità! Arrivederci, amore! Arrivederci! Arrivederci! Che pace! E che buona polenta! Qui si ritrova il senso della vita, la gioia di vivere. Senti come parlano bene le persone istruite. Sorada, Ernesto, se casca mai a scala. Cosa sei gaio fatto? Ha saruto una gamba. E avvicina mai il dottor? Non siamo riusciti a trovarlo. Che cosa facciamo? Ernesto è un nostro parente. Che cosa facciamo, dottore? Stella, prendi la borsa. Andiamo. Pericolo di cancrena. Bisogna operare, subito. Avete delle pastiglie di sulfamidici? Sì, dottor, quelle per l'influenza. Bene, tritare le pastiglie con il mortaio e ridurle in polvere. Fare scaldare dall'acqua bollente. Abbassarmi la lampada. Distendere il paziente sul tavolo. Chiudere automaticamente tutto, finestre e porte. Stella? Beh, che fate lì? Muoversi! Portarmi il paziente! Che c'è? Che fate? C'è il professor Ernesto. Chi è? Il professor. No, non voglio. Portatemi all'ospedale. Dategli un cognac. Senza addormentarlo. Sì, lavoro sul vivo. Ero comandante medico dei sommergibilisti e durante le immersioni operavo sempre sul vivo. Su, presto, prendere i ferri della borsa e metterli in acqua bollente. Muoversi, non rimanere impalati. Asciugare.
Grazie. Speriamo bene. Ora basta. No, ho paura. Lo sai che facevano i miei marinai quando li operavo a bordo dei sommergibili? Cantavano. No, non voglio. Io voglio. Guardatelo. No, non voglio. Allora voglio. No, su, bravo. No. No. Giucchi, Ugo. Bene. Spegnete tutte le luci. Bisturi. Non ti preoccupare, non sentirei nulla. È svenuto. Lo prevedevo. Così operiamo meglio. Pinza. Pinza. Forbici. Forbici. Tampone. Tampone. Bisturi. Bisturi. Pinza. Pinza. De Angelis, siete contento di ricevere Stella Robotti qui presente per vostra legittima moglie? Sì. Stella Robotti, siete contenta di ricevere Antonio De Angelis qui presente per vostro legittimo marito? Sì. Io vi unisco in matrimonio. Per questa notte è nostra, tesoro. Ma perché non siamo andati a dormire in un grande albergo? Tu dimentichi che sei minorenne, amore. Ma siamo sposati. Ah già, è vero, dimenticavo. Vieni. Vedi, qui è più sicuro. Sì, insomma, più intimo, ecco. Vuoi che ti porti in braccio? No. Donna. Mia sorella Mercedes, morta in Argentina. E questa chi è? Questa è una mia cognata svedese, perita tragicamente in un incidente aereo. La tua vita è costellata di cadaveri, eh? Che belle parole che sai. Chi te le ha insegnate? Sono le parole di una canzone. Giro di testa.
Scusami un attimo. Sto posto mi ricorda delle cose tristi, la mia infanzia. Stella, andiamocene via, partiamo subito, ti prego. No, io sono stanca, voglio restare qui. Sì, 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 tutto quello che vuoi tu, purché tu non mi facci il broncio, eh? Stella, dimmi la verità. Dimmi sempre la verità. È vero che starei sempre con me? Certo. Dimmelo che starei sempre con me. Ma ci può essere, nessuno sa che siamo qui. Non voglio rispondere, voglio parlare con te. Dimmi. Perché non vuoi rispondere? Ma perché di no? Stai qui? Pronto? Il signor Cesare? No, non c'è. È una certa Egle. Chi è questa Egle? Dice che vuoi parlare con Cesare. Ma chi è questo Cesare? Che ne so io? Pronto? Pronto? Con chi vuol parlare, scusi? Sono Egle. Ah, Egle. Chi non muore si rivede. Chi cercava mio cugino Cesare? Guarda che sono qui di fronte. Se non vieni tu, vengo io. Beh, allora sarà meglio che venga io. Ecco, bravo. Ci vediamo tra 5 minuti alla capannuccia. Scusi, lei è sola o accompagnata? Sono sola, non ti preoccupare. Allora vengo subito. Chi era? Niente, una seccatura. Una scrittrice che vuol prendere in affitto una villetta, proprio ora. Beh, sarà meglio che vada. Aspettami, eh. Vado e torno. Ciao. Ti ricordi che mi hai abbandonata in quell'albergo il giorno del matrimonio, mentre dormivo? Sì, lo so e ti chiedo scusa. So di averti fatto del male. Non mi hai fatto del male. Anzi, ti devo ringraziare. Perché? Perché, vedi, sono diventata l'amante dell'albergatore. Tutto questo è mio. Pelliccia, Mercedes, alberghi, locali. Ma allora cosa vuoi da me? Ma mi sono sposato questa mattina. C'è mia moglie che mi aspetta. Ti ho aspettato tanto anch'io. Bello, Egle. Egle, io sono innamorato di Stella. Non mi denuncerai, vero? E chi è Stella? Mia moglie. Sta tranquillo. Io scandali non ne voglio, però patti chiari, né? Tu devi sparire dalla mia vita. Ma Egle... Perciò adesso prendi la tua sposina e fila. Sì, sì, d'accordo, avrei bisogno, però di chi? Ti ho detto immediatamente, non voglio grane. Mi trovo in difficoltà, è un momento di crisi per me. Egle! Egle! Mi bastano 200 mila... Stiamo andando verso il sud. Quando sono rientrato in casa, tu stavi dormendo. Ti ho preso in braccio e ti ho portato sulla macchina senza svegliarti. Perché siamo ripartiti? Non fare domande. Ricordati solo una cosa. Io ti amo. E adesso dove andiamo?
Non lo so, in qualche paesino. Posto per dormire lo troveremo. Ma che paesino? Tu mi avevi promesso che andavamo in un grande albergo, vicino al mare, con Knight. Ma perché vuoi andare in un grande albergo? Perché non ci sono mai stata. Tu mi avevi promesso che mi ci portavi ed io ci voglio andare. Sì, sì, tutto quello che vuoi tu, purché non ti arrabbi. Non ti arrabbiare, tesoro. Mi fai star male. Stella, giuro che non mi tradirai mai. Giuro. Prego, signore, tremi. Grazie, buon viaggio. Ruberà la luce agli occhi tuoi e nel gusto amaro di un addio lasceremo il meglio di noi. Prego. I signori vogliono ordinare? Sì, per me un whisky con ghiaccio. Per me un Bacardi. Un che cosa, scusa? Un Bacardi. Ma dove hai imparato tutte queste cose? I giornaletti, la pubblicità. Ah. Su di te il cielo della notte. Balliamo. Proseguirai i sogni che tu fai. E dalla chiederemo che non finisca mai, ma la notte già muore col nostro amore, forse il più grande, chissà, ma verrà.
Permette? Sono il commendator Beltrami di Milano e mi occupo di petrolio. Tanto piacere di fare la sua conoscenza. Quanto vuole per scomparire immediatamente dall'Italia? Vuol ripetere, per favore? Non ho mica capito. Lei ha capito benissimo. La donna che vive con me è sua moglie e io non voglio seccature. Se lei acconsente a partire immediatamente e per sempre dall'Italia, io le offro $30,000. E quando mi riderebbe? Guardi, non perdiamo tempo. Se partiamo subito e lei viene a Roma con me, domattina siamo di ritorno con i dollari e domani in giornata può partire per il Sud America. D'accordo? D'accordo. Parte per l'Argentina. Ora vado a Roma e torno domani. Per l'Argentina? Poi ti spiego. Vai a letto presto, mi raccomando. Ciao. Ciao, cara. Ci vediamo domani. Lo faccio per il tuo bene, Virginia. Stai ferma! Mi fai solletico! Vedrai, avremo una vita meravigliosa laggiù in Sud America. Adesso rivestiti, tesoro. Io scendo a pagare il conto. Ti aspetto alla macchina. Avanti. Addio per sempre, Virginia. Il destino ha voluto così. Adesso vada. Vada. Vado. Tieni. Buon viaggio, signore. Stella, dove vai? Cosa fai? Stella, vieni qua! Si
Fermati subito adesso! Ma dove vai? Ma che vuoi? Che vuole? Vuole i dollari? Stella! Ma sei mia moglie, capisci? Non me ne importa niente dei soldi! Dove vuoi andare? Vattene via, vattene! Do tutto! Ancora tua moglie, voglio vivere la mia vita! Stella, ti amo! Non andartene! Stella! Suicidato. Beh, ci vogliono i sommozzatori. Andiamo a chiamare il gruppo. È morto? Sì, è morto. Ma è completamente irriconoscibile. C'è stata burrasca. Lui ha sbattuto la faccia contro la roccia. Forse qui... Ma avete trovato dei documenti? No, impossibile. Lui è nudo. Va bene, non muovetevi di qui, io torno con i miei uomini. Vem är det? Kan det være politi som er kommet? Nei, det er vel en skurk igjen. Ja, det er politiet, det er litt av.